Uno spazio a più voci con i sindaci del territorio, vere e proprie sentinelle dei problemi che insistono sulle singole realtà, per parlare del futuro della sanità pubblica. Ad organizzare la serie di incontri con le amministrazioni è stata la CISL di Arezzo. Per noi il ritorno ai distretti è stato un elemento molto positivo, lo avremmo voluto qualche tempo fa, purtroppo è arrivato adesso. Adesso cerchiamo di verificare che ci abbiano la possibilità di programmare, la possibilità di impegnarsi anche con risorse specifiche, perché altrimenti perderemo il treno del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. L'altra questione importante è come è organizzata l'area vasta. Vogliamo un cambiamento, perché le risposte ai cittadini devono arrivare dal territorio, quindi un radicamento sul territorio è importantissimo e fondamentale. La slona non ci è mai piaciuta, però sappiamo anche che questa legge si può rivedere, la possiamo rivisitare in favore dei lavoratori e dei cittadini del territorio. Quindi è importante ascoltare le istituzioni e coinvolgere le istituzioni in questo ragionamento. Questa mattina nella sede del sindacato era presente Filippo Vagnoli, primo cittadino di Bibbiena. Noi chiediamo innanzitutto la revisione dei distretti sanitari, cosa che di fatto sembra ormai fatta, serve ancora il passaggio a un consiglio regionale, ma speriamo che avvenga presto. Però ritorneremo quindi tre distretti autonomi, sociosanitari, Arezzo, Casentino e Valtellina. Questo è importante per l'ascolto e la programmazione dei servizi. Allo stesso tempo però non ci fermiamo qua, chiediamo assolutamente che Arezzo sia riportato al centro dei percorsi decisionali delle direzioni sanitarie. Adesso è a Siena, non è un ragionamento campanilistico a ribasso, è un guardare avanti, perché l'ambito ottimale è la provincia. Arezzo ha la fortuna di avere un'organizzazione morfologica anche interessante, perché c'è il capoluogo in mezzo con le quattro vallate ai suoi fianchi, quindi è anche logisticamente importante poter pensare a una direzione ASL sanitaria ad Arezzo che possa prendere gestione di quelle che sono le problematiche, ascoltare i cittadini e fare una programmazione delle risorse sanitarie che vada incontro alle risposte sanitarie per i cittadini. Questo oggi non avviene, perché avviene a Siena, oltre 100 comuni, territorio vastissimo. È importante pensare a questo e ci aspettiamo che la Regione voglia ascoltarci e quindi ci ridia ad Arezzo un ruolo nella gestione sanitaria.